Salutato Gesù Cristo, sempre salutato, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wiekłam. Passando verso Croce Blu, ho incontrato amico Saverio Gaeta. Kiedy szedłem tutaj do Błękitnego Krzyża, spotkałem Saverio Gaeta i w suo libro Uscita in Polonia, Profezia di due papi, stampato libro da casa editrice Esprit in Polonia. Moi drodzy, w tych dniach ukazała się w Polsce książka Saverio Gaety, Profecja, czyli nie wiem już jak po polsku, zobaczcie, Profecja dwóch papieży, czyli zapowiedź dwóch papieży, Saverio Gaeta w wydawnictwie Esprit. Bardzo proszę, zamawiajcie tę książkę, bo bardzo ważna. Allora, grande mariologo, possiamo anche dire, con i suoi libri. Allora, Saverio, due parole. In questo luogo stanno arrivando oggi, prima dei santi, tante persone, tanti italiani, ma mi ha colpito oggi, perché vengo forse già 20ª volta, che vedo stanno arrivando da Messico, da Brasile, oggi ho incontrato persone e anche da Inghilterra. È un segno di quale? Il segno di una chiamata a tutto il popolo cattolico, ma anche a chi ancora non crede, a venire qui, da ogni parte del mondo. Siamo venuti da ogni parte della terra, dice la canzone di Medjugorje, ed è vero, è una profezia che si è avverata. Oggi tutto il mondo è presente qui perché ha capito che Maria è venuta, quasi quasi si è rimboccata le maniche per fare quello che forse aspettava fare a noi. Ma lei, come buona mamma, dice: se voi non lo fate, vengo io a farlo. Ma accogliere significa vivere. Non soltanto mandare messaggio tramite telefonino, no, perché è molto importante non soltanto venire qua, prendere il sasso a casa. C'è qualcosa più profondo. Sì, qual secondo me la profondità. Come vivere? Perché non tutti subito sono forse pronti, ma, no, ma già la volontà di seguire Maria. E la disponibilità del cuore a farlo, a cogliere questi messaggi. Ma io credo che venendo qui si coglie una differenza rispetto agli altri pellegrinaggi. Se uno va a Lourdes, a Fatima, vive un'esperienza che comunque è bellissima, ma è una cosa che è conclusa. Qui è un'esperienza in atto, è un'esperienza ancora viva, che ogni giorno si ripete. Quindi, mentre tutti gli altri sono pellegrinaggi, qui è un'esperienza. L'esperienza vuol dire vivere fino in fondo un qualcosa che si sperimenta come protagonisti. Anche quando si assiste qui alle apparizioni, per esempio il 2 del mese di Miriana, non siamo spettatori di un film, siamo protagonisti di quell'apparizione. Perché anche se non vediamo la Madonna, ma per il motivo stesso per cui siamo qui, cioè per incontrarla, per essere proprio nel luogo dove lei viene, dal cielo, scende sulla terra, diventiamo anche noi protagonisti come Miriana, allo stesso modo di Miriana. Traduco due parole. Allora Saverio dice: veniamo qua perché la gente sente sempre di più. Ho detto che ho incontrato le persone dal Messico, Brasile, oggi da Inghilterra, ma powiedziałem, że przybywają tutaj osoby z różnych krajów, z Messiku, teraz z Brazylii spotkałem dzisiaj, ofiarowano mi ten różaniec, mi hanno dato proprio da Brasile questo rosario. Wielu przybywa, bo słyszą, bo Matka Boża przychodzi do nas, bo wie, jak bardzo tego potrzebujemy. My stajemy tutaj w tej prawdzie sami z sobą, ale musimy przyjąć to w jej przesłanie. My musimy się stać tymi, można by powiedzieć, do których ona przychodzi, tak jak ci widzący, którzy ją widzą, ale my, gdy tu przybywamy, musimy wziąć na serio to przesłanie jej, na poważnie i żyć tym. Allora, prendere seriamente questo messaggio. Ma vengano qui le persone anche che hanno tanto disturbo spirituale. Ti vedo perché lo conosco, certe persone, ma ogni volta che vengono dicono: sento un sollievo, sento qualcosa, su questa terra c'è qualcosa diverso. E sei d'accordo? Qui è una terapia intensiva. Quando uno viene ricoverato in ospedale, c'è il reparto normale, quello dove ti curano, e quello dove c'è la terapia intensiva, cioè ti mettono sotto veramente con le fleboclisi, con la respirazione artificiale, con l'ossigeno. Ecco, qui c'è tutto questo, la terapia intensiva dello spirito. Il problema è semplicemente che dobbiamo avere il coraggio poi di toglierci le bende, di toglierci la fleboclisi e di andare nel mondo. Dobbiamo prendere la responsabilità. È come quando in Italia cantiamo Santa Maria del Cammino: vieni o madre in mezzo a noi, vieni Maria qua giù.
giù. L'abbiamo detto miliardi di volte. Poi magari lei viene e cominciamo a dire, ma sarà proprio lei? Ma quanto spesso viene? Ma com'è ripetitiva nei suoi messaggi? Cioè, prima la chiamiamo e poi quando viene mettiamo sulla commissione e diciamo, discutete voi e vedete se è vero. No, dobbiamo prendere sul serio quello che noi abbiamo chiesto. Diciamo, vieni o madre in mezzo a noi? Bene, se lei viene, accogliamola. Allora, moi drodzy, to co mówi właśnie Saverio, tutaj jest to ziemia, miejsce intensywnej terapii, czyli jak w szpitalach jest ten oddział intensywny. Wielu ludzi przybywa tutaj i właśnie jest odnowionych, odnawia się wewnętrznie, właśnie duchowo. To jest ta intensywność tego miejsca, czego tak bardzo przecież potrzebujemy. No i prima la Madonna ste, ascolta, io oggi sono andato da solo pregare nella chiesa un po' dopo che l'abbiamo fatto nostra via Crucis a Krzyżowa. Volevo confessarmi, ma non c'era nessuno. Non c'era nessuno perché pomeriggio, niente. Ma mi sono seduto vicino alla statua della Madonna e te lo dico e lo dico tutti quanti. E dico, Madre Celeste, volevo confessarmi. Mandami un prete adesso perché voglio stare con cuore puro, bello davanti a te. Si è seduto al fianco a me un prete da Germania. Ma dico, ma puoi confessare? Sì. E poi si confessa lui. Guardate, sono cose stupende. Vi dice, to są rzeczy piękne. Dzisiaj, kiedy byliśmy na Krzyżowa, potem wróciliśmy. Ja już po obiedzie poszedłem sobie do kościoła. Tak sam, bez pielgrzymów. Pomodlić się. Chciałem się wyspowiadać. No każdy tu chce to uczynić. Zwłaszcza dziś, kiedy właśnie wspominam śmierć mojego taty. No i usiadłem, nie było nikogo do konfesjonału przed kościołem na ławeczce i mówię, Matko Boża, no poślij mi tu jakiegoś księdza i za chwilę przyszedł ksiądz z Niemiec. I on, ja się wyspowiadałem i on się u mnie wyspowiadał. Zobaczcie, tutaj Matka Boża słucha nas. Lejcia skolta, Maria. Saluti tutti italiani, saluti tutti polacchi. Pozdrawiamy wszystkich. Dziękuję. W Italii i w Polsce. Grazie Saverio. Dziękuję. Pregate per lui. Nelle nostre case, nella nostra associazione che adesso guardate, case di Charbel in Italia, italiani che siete anche fuori in queste case, pregate per Saverio, pregate per questi, gli autori dei libri che ci insegnano, che ci danno... Insegnano. Aiutano semplicemente aiutano a capire. Scusa, vedete, questa è umiltà. A więc, non è umiltà, è verità. Verità. A więc, moi drodzy, módlmy się za Saverio, za tych, którzy piszą też te piękne książki. No i przypominam wam o tym książce wydanej w Esprycie, Saverio Gaeta, najnowszej książce. No i zapraszam, bo mówi, ja nie uczę, ja pomagam zrozumieć pewne przesłanie, które jest do nas. Grazie, Saverio. Grazie. 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 Grazie.